c'è qualcuno che vuole intervenire adesso, un breve intervento si può fare, altrimenti interrompiamo. Carlo, appunto. Sì, tu hai la relazione. No, siamo tutti curiosi di sapere quello che ci dirai poi nel pomeriggio e siccome la prima relazione del pomeriggio è un punto critico quello. Comunque, 5 minuti, un intervento di 5 minuti è possibile. Dopodiché, se ci sono altri, altrimenti sospendiamo e andiamo a pranzo. Io sono stato un grande amico di Giorgio Lombardi e abbiamo fatto dei piacevolissimi viaggi di studio e di conferenze all'estero. Però penso che il discorso sul diritto comparato è un discorso molto complesso. E in particolare, siccome ho studiato molto i sistemi stranieri, in particolare la Germania, il Canada, da ultimo gli Stati Uniti, e penso che la comparazione si può fare in tanti modi. Ecco, per esempio, questa questione che veniva fatta nella prima relazione stamattina, con una polemica che c'è stata pure nelle commissioni di cattedra. Lasciamo perdere i concorsi perché no, 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 vabbè, ma non so se strumentale oppure 5 minuti poi no, su diritto straniero, diritto. Intanto, secondo me, naturalmente lo dico chiaramente, senza infingimenti, difendo la mia esperienza. Secondo me, una comparazione può essere intanto metastorica. Per esempio, con Silvio Campino abbiamo fatto uno degli ultimi libri fatti insieme, secondo me molto bello ma poco distribuito, Weimar e la crisi europea. Si parlava di Weimar e delle altre costituzioni di welfare state nate in quel periodo, no? Soprattutto sul modello weimariano, e poi si faceva un confronto con la seconda parte con le costituzioni contemporanee dei vari paesi, naturalmente anche dell'Italia, della Germania, cioè, penso che il discorso è venuto fuori in modo molto interessante, anche perché c'era una comparazione transmateriale con gli economisti e con gli storici, quindi è venuto fuori, secondo me, un dibattito abbastanza interessante. Quindi io penso che, per esempio, paragonare questo vorrei poi magari delle risposte in un altro momento. Weimar a Bonn, secondo me, rientra a pieno titolo nel diritto comparato. Il diritto comparato non è che significa mettere insieme, scusatemi, in alcuni casi superficialmente 10 diversi sistemi, il che significa che uno non conosce i presupposti storici, filosofici, sociali, economici, eccetera, eccetera. Un'altra cosa, io ho sentito solo nell'ultima relazione, viva la gioventù, un riferimento all'economia, un riferimento all'Europa, forse a stento un riferimento sulla globalizzazione, mentre invece, come dirò poi io nella mia relazione, oggi non si può parlare della crisi dello Stato costituzionale se non si parla, cosa che fanno tutti gli autori che scrivono in lingua inglese, qualche giovane italiano molto bravo. Non lo fanno i grandi maestri del settore, o se dice entitari o se credenti d'Italia del settore, che non usano la parola governanza, che si usa in tutto il mondo in diritto comparato. E siccome la realtà è la trasformazione, come dirò poi nel pomeriggio, la trasformazione dei sistemi di government in sistemi di governance, che deriva dalla sostituzione dell'economia al diritto come strumento di consigli o dettature al principe, io penso che questi aspetti devono entrare a pieno diritto nel diritto comparato, altrimenti si fa una teoria generale che non trova riscontro nella realtà, perché io penso che l'idea basilare di un certo Carletto Marx, cioè l'astrazione storicamente determinata, è fondamentale anche nel diritto comparato, perché l'astrazione pura significa paragonare Tamerlano alle moderne dittature, no? Le forme di governo, non so, all'epoca della polis o della Repubblica Romana ad oggi, come si fa spesso nel mondo anglosassone, anche
dei costituzionalisti o filosofi americani. Io penso che questi, naturalmente non tutti devono accettare, diciamo così, le provocazioni degli altri, però credo che sia un aspetto fondamentale. E devo anche dire che, per esempio, nessuno se ne sarà accorto, ma soltanto io e Weiler, Weiler, a secondo senso come si vuole pronunciare, alla tedesca o all'italiana, abbiamo scritto lo stesso saggio, senza conoscerci personalmente e senza sapere l'uno e l'altro, sugli effetti della globalizzazione e sul federalismo, e abbiamo scelto tutti e due, guarda caso, il Canada per il sistema americano, nordamericano, e la Germania, anche perché Weiler è chiaramente di origine tedesca, per la l'Europa, lui per in inglese e io in italiano, ignorando l'uno e l'altro, ma lo stesso tipo. Penso che questo sia uno dei modi più interessanti, cioè anche l'impatto dei sistemi sovranazionali sui sistemi nazionali, a cui ci sono stati degli accenni nell'ultima relazione, per fare un diritto comparato che abbia un solido fondamento nella realtà. Grazie Carlo. Devo dire che in ogni caso io ho colto dei riferimenti all'integrazione europea e alle altre scienze sociali, comunque. Va bene. Brevissima, perché veramente adesso, come dire, prima eravamo in anticipo, non vorrei essere in ritardo. Poi sarò brevissima, non voglio rubare tempo. In realtà io voglio dare una risposta a quanto affermato da Carlo Amirante. Spero non me ne voglia, ma non condivido il suo pensiero, né nel primo caso né nel secondo caso. Il metodo comparato è stato più volte ribadito, la tematica, il problema, se studio il diritto comparato, studio il diritto straniero, e quanto lui affermava non è lontano da quanto detto da sempre anche da studiosi illustri. Il metodo diacronico, il metodo sincronico e il metodo diacronico, quindi il discorso che te facevi a proposito della Costituzione di Weimar diventa un discorso di comparazione, perché stai applicando il metodo diacronico, che non è soltanto un metodo sincronico, quindi non è che dobbiamo studiare soltanto istituti nel loro sviluppo contemporaneo, ma anche diacronico, come hai fatto te nel lavoro su Weimar, che rientra a pieno titolo nel discorso della comparazione. Mentre probabilmente il discorso che faceva Frosini è un discorso legato ad uno studio che guarda un ordinamento puro, tout-pour, senza alcun confronto, laddove comparazione, mi scuserai, sottintende proprio un confronto tra più ordinamenti. E questo è un primo punto, sono stata sintetica. Sul secondo punto, anche su questo mi sento di dissentire, spero che non me ne voglia, perché secondo me in realtà ognuno dei presenti ha in qualche modo sottinteso il problema poi della contestualizzazione del diritto. Non è emesso, non è stato espresso, però secondo me c'è. Nel momento in cui noi parliamo di crisi del diritto, di tanti aspetti, crisi di rappresentanza o della sovranità, in realtà stiamo sottintendendo che ci sono anche delle problematiche nello sfondo, magari non sono annunciate, ma ci stanno. Io non voglio dire che il diritto è sovrastruttura dell'economia, ma è chiaro che se c'è una crisi, non per nulla oggi, e questo ci riflettevo prima a proposito di uno spunto di riflessione che ha lanciato Ruggeri, cioè se parliamo di sovranità, se parliamo di rappresentanza e di economia, l'elemento che congiunge è la crisi. Quindi è un po' implicito il discorso legato ai problemi anche economici. Scusate, se ho preso tempo, grazie. Grazie. Allora, a questo punto io direi di sospendere, quindi di andare al lunch, e poi iniziamo alle 14.30, perché oggi pomeriggio appunto ci sono 7 relazioni e quindi diciamo sarà una sessione abbastanza lunga. Grazie.